Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi siamo qui col secondo episodio di questo restauro. Ho visto che vi è piaciuto davvero molto il primo episodio. Siamo arrivati a quasi 5.000 mi piace senza alcuna richiesta da parte mia. Quindi raga, se volete vedere nel prossimo video il nuovo scarico, vorrei che arrivassimo almeno a 7.000 mi piace. Sono tanti, lo so, però è uno scarico molto costoso, quindi raga, anche per il contenuto di quest'anno voglio, insomma, impegnarmi di più, ho investito di più, quindi vi chiedo questo numero di mi piace. Sono tantissimi, lo so, però ci proviamo, avanti. Quindi raga, adesso senza perdersi in chiacchiere andiamo ad aprire il pacco di oggi, che ce lo manda Italparts, concessionario ufficiale Husqvarna di Verona. Adesso ci spostiamo di là sul tavolo e andiamo a vedere cosa ci hanno inviato. Ma proprio oggi doveva tagliare l'erba quello là, cioè non lo so io. Eccoci qua ragazzi, siamo pronti per aprire il pacco. Nell'ultimo video, raga, ho visto che avete commentato davvero molto, mi avete dato un casino di idee. Vi chiedo anche questa volta di lasciare un bel commento, perché quest'anno veramente, raga, esagero. Oggi curiamo la parte estetica della moto, taglierino e apriamo il pacco. Prima cosa raga, tubi siliconici blu. Seconda cosa, nuova leva frizione, pedane in ergal blu, visto che le mie erano davvero distrutte come avete visto nel primo episodio. E ultimo raga, non per importanza, questo lo volevo davvero da un sacco di tempo, pedale del freno blu anodizzato con la leva tutta nera. Una bomba veramente, mi piace un casino. Quindi raga, volevo ringraziare ancora Italparts per la mano che mi sta dando. Vi lascio qua a sinistra il loro biglietto da visita. Se avete qualche domanda, raga, nella descrizione del video potete trovare il loro profilo Instagram per tutte le vostre curiosità. Io non ho mai montato da solo nessuno di questi pezzi, solo un pedale del freno ho fatto una volta, sul 300 non ho mai fatto le robe da solo, e qui ci sarà davvero da divertirci. Andiamo in garage e iniziamo questo secondo episodio. Raga, prima cosa che smontiamo oggi sono le pedane. Sotto la pedana c'è un fermo in ferro o un filo di ferro, insomma quello che trovate. Dovete renderlo piatto per poterlo sfilare dall'altra parte. C'è un foro in mezzo al perno dove praticamente vi lascia la possibilità di inserire qualcosa o di toglierlo. Quindi adesso tiro via questo fermo, dopodiché sulla pedana c'è un pernetto, anche questo va sfilato verso l'alto, dopodiché la pedana, in teoria, da quello che mi ricordo, si riesce a sfilare direttamente. È una cosa molto semplice. Adesso vi faccio vedere e vediamo se riesco a farlo in pochissimo tempo. Sotto raga troviamo una rondella che va a fare bloccaggio e poi, come vi dicevo, il pezzettino che blocca tutto. Ok, come vedete raga, pernetto che sta uscendo, pernetto sfilato, adesso qua basta fare così e abbiamo la pedana pronta. Queste raga sono le reali condizioni della pedana. Questa pedana diciamo che era messa tra virgolette bene. Bene raga, siamo qui sulla pedana sinistra. Come vedete questa è tutt'altro che messa bene. Stesso procedimento di prima, andrò a smontarla. Come vedete è una cosa molto semplice quando la pedana collabora. Pernetto. E pedana. Ok, queste raga sono le reali condizioni di questa pedana. Come vedete nello smontaggio si è addirittura rotto un pezzo della pedana, quindi da qui possiamo capire la qualità di certe pedane che provengono da posti sconosciuti. Questa invece è la parte dove sono caduto quelle 3-4 volte, insomma, quindi comunque è riuscita a resistere abbastanza bene. Per lo smontaggio del pedale del freno è molto semplice la situazione, ragazzi. Allora, qui davanti c'è un blocco, quindi con una chiave da 8 smontate questa vite e togliete il fermo. Qui c'è una molletta che basta prendere e togliere. Eccola qua, questa è la molla. Qui c'è una Torx, non so di quale misura, però c'ho queste chiavette qua piccoline. E qui un'altra chiave da 8. La vite e la nostra pedana, ragazzi, è uscita. Bene raga, siamo pronti al montaggio del nuovo pedale di freno. Ho utilizzato sempre la stessa vite del vecchio pedale.
Perfetto. Andiamo a montare le pedane nuove. Intanto apriamo la scatola. Bene raga, ho finito di montare le pedane, avete visto che è stata una cosa abbastanza semplice. Ora devo smontare le plastiche anteriori e il serbatoio per montare i nuovi tubi siliconici. Adesso in una frazione di secondo le smonto, così faccio vedere tutto in velocità e poi vediamo il risultato finale, visto che manca ancora anche la leva a frizione. Raga, ho finito di montare i tubi siliconici. Vi posso assicurare che è stato più difficile del previsto. Pensavo di poter montare tutto senza problemi. In realtà, essendo ancora i tubi originali, quelli lì, diciamo che si erano davvero attaccato molto a tutti i raccordi che c'erano. Quindi ho dovuto smontare con un po' i radiatori per poi risistemarli, insomma. Comunque, diciamo che è stata abbastanza tosta montare questi tubi siliconici. Ho dovuto anche tagliarli perché non erano già tagliati, quindi li ho tagliati e poi li ho montati nella loro posizione originale. Adesso raga, continuiamo col montaggio della nuova leva per poi rimontare tutta la moto e accenderla per far girare un po' il liquido refrigerante. Raga, questa è la nuova leva. Come differenza fondamentale ha il colore un po', cioè ha i due colori, quindi nero, grigio e un blu più anodizzato figo che questa qua, che è un po' un blu spento. Nuova leva montata, raga. Anche questa balla, ma risolverò il problema inserendo una molla qua dentro, visto che non c'è più. Quindi qui abbiamo terminato. Quindi raga, adesso in velocità rimonto tutto quanto e proviamo la moto fuori. Bene raga, sono riuscito a rimontarla in davvero poco tempo, adesso andiamo fuori un attimo. Non è perfetta la moto, manca ancora un paio di viti, ma ci sono quelle fondamentali giusto per accenderla. Così vediamo se ci sono perdite d'acqua dovute alla sostituzione di questi tubi siliconici. Perché se ci sono perdite d'acqua mi devo mettere lì a controllare una fascetta se non è stretta bene, ecco. Quindi adesso la portiamo fuori e vediamo se va tutto. Raga, mi sembra che sia tutto a posto, forse c'era un po' di liquido sulla marmita, quindi è evaporato tutto quanto. Però adesso le lascio raffreddare un attimo, poi vediamo il livello del liquido refrigerante. Se serve ci aggiungo un pelo d'acqua, così anche se c'è un po' d'acqua in mezzo a tutto il refrigerante non succede niente. Bene raga, sono riuscito a sistemare tutta la moto, l'ho già provata qua in corte. C'è stata una piccola perdita subito su questa parte qui. Vi faccio vedere. Qui raga ha iniziato a perdere un po' d'acqua. Fortunatamente sono riuscito a vedere subito la perdita, così da stringere quella fascetta che diciamo non era tirata al 100%. Quindi adesso la moto è a posto, ve la faccio vedere un attimo da distante. Secondo episodio finito. Recap di oggi: nuova leva, frizione, nuove pedane in Ergal, nuovo pedale del freno in Ergal e per finire tubi siliconici blu. Per questo secondo episodio è tutto, ringrazio ancora Italparts per la mano che mi ha dato in questi due primi episodi, vi lascio il loro link in descrizione per Instagram per qualsiasi curiosità. Mi raccomando raga, iscrivetevi e attivate la campanellina così da ricevere tutte le notifiche. Qui da Leonardo è tutto, ciao!